Bentrovati dunque, gentili amici e amiche, la Visione all'Ascolto. Torna come sempre la voce del Friuli all'interno del nostro spazio informativo. Venuta a trovarci Martina Castaldo, la nostra dietista, perché giustamente siamo entrati l'8 di dicembre ufficialmente nelle feste natalizie e chiaramente si abbonda, no? Non si guarda la bilancia, non si rispetta il proprio corpo, via dicendo. Allora, con Martina Castaldo cerchiamo insomma di dare alcuni consigli, no, ai nostri telespettatori, per rispettare in particolare se stessi, no, alla fine. Sì, va bene. Per quanto riguarda l'alimentazione, intanto è importante anche durante le feste di Natale non saltare i pasti, quindi fare i tre pasti principali, colazione, pranzo e cena e i due spuntini. E eventualmente nel giorno prima o qualche giorno dopo le festività di Natale si può alleggerire il pranzo, evitando quindi un primo piatto e puntando più su un secondo piatto magro, quindi del pesce, della carne bianca, formaggi magri come del grana oppure uova anche. E accompagnati sempre da una porzione di pane o un primo piatto che può essere un minestrone di verdure o di legumi. Durante le vacanze di Natale, magari se hai anche un pochino più di tempo per fare dell'attività fisica o semplicemente anche delle camminate in compagnia. Chiaramente attività fisica non sulla tavola, no? Attività fisica anche post tavola. Post tavola, beh, a tavola diciamo che anche durante le festività è una buona occasione per chiacchierare Certo. e quindi anche questo aiuta a diminuire la quantità di cibo che andiamo a mangiare a tavola. Quindi anche durante il pasto di Natale è una buona occasione parlare con i vicini, con i parenti, magari chi non si vede da tanto tempo. E soprattutto dopo il pasto di Natale o anche nelle altre giornate, approfittare del pomeriggio per fare una semplice passeggiata in compagnia. Senta, lei consiglia, diciamo così, come tradizione un pasto alla friulana oppure questi pasti moderni dove si mischia un po' di tutto, l'esotico, il meno esotico, perché qualcuno dice, ah, ma se mangio quel tipo di frutta dimagrisco, se mangio il pesce che arriva, non so, dal Giappone, molto meglio perché sushi e via dicendo. Ok, allora diciamo che il periodo natalizio non è un buon periodo per mettersi a dieta, bisogna cercare solo di evitare continui eccessi per poi trovarsi con qualche chilo in più. Per quanto riguarda le scelte alimentari, sono libere, io consiglio sempre di cercare di gustare il cibo secondo le proprie preferenze e i gusti personali, cercare di avere una dieta equilibrata e ci sono le occasioni in cui si può provare anche piatti nuovi, cucina etnica, anche il giorno di Natale si può provare qualcosina di nuovo. Anche il pasto tradizionale della cucina friulana si può tranquillamente consumare, l'importante è anche questo, sappiamo che è composto principalmente da frico e polenta, quindi sono piatti abbastanza calorici che ci danno energia e magari concentrarli in un pasto durante la Chiaro. settimana, non di più. Insomma, poi lei ha detto una cosa importante, no? Magari nello stesso giorno del 25 dicembre, approfittare di quelle 2 o 3 ore a disposizione, magari chi vive in una casa in campagna piuttosto che dove non c'è tanto traffico, farsi magari una camminata, no? Giusto Sì. per approfittare, per smaltire, anche perché probabilmente mettono bel tempo. Queste Bene. sono le indicazioni, Non anche ci per. sono scuse Certo, allora. non ci sono scuse per stare davanti al camino o al caminetto, insomma, giusto per, diciamo così, dire, ah, boh, ma sai, la pennichella e via dicendo. Magari una bella camminata da 20 minuti, Sì, mezz'oretta, così, no? mezz'oretta va benissimo. Anche se, mezz'oretta al giorno sarebbe l'ideale, poi se a Natale si riesce a fare qualcosina di più è sempre meglio. Anche per poter tenere, come si dice, il corpo in linea. Sono giorni un po' particolari, no? Dove le libagioni non solo entrano di diritto, no? Nel nostro concetto, anche magari coloro che rispettano in un certo senso una dieta costante, no? Perché magari fanno attività fisica e via dicendo, in quei giorni si lasciano proprio completamente andare, no? Diciamo che il pezzettino, ad esempio, di dolce, di pandoro, di panettone, si può tranquillamente consumare, non è quello che poi va ad incidere sul peso, è il ripetuto consumo di questi alimenti che può portare poi a un aumento di peso. Bisogna comunque seguire anche le tradizioni del nostro paese, mangiare secondo i propri gusti, ma sempre fare un pochino di attenzione. Non è comunque il pasto di Natale che va a rovinare un percorso di dieta o di dimagrimento, o anche che semplicemente può portare a un aumento di peso. Si possono verificare degli sbalzi di peso da un giorno all'altro, ma questo è legato proprio semplicemente al pasto, a un, una,
una questione di liquidi, ecco, di equilibrio di liquidi che ci può essere da un giorno all'altro, non sono quelli che devono Certo. preoccupare. Senta, poi il canovaccio gioco forza continuerà anche per Capodanno e per l'Epifania, no? Sì, diciamo che Natale, Capodanno e Epifania distano più o meno quasi una settimana l'uno, quindi possiamo considerarli come dei pasti un po' liberi nell'arco di una settimana in cui abbiamo fatto un'alimentazione corretta e Chiaro. equilibrata. Senta, per coloro che invece, chiaramente mi metto calo io in questo caso nel personaggio, per coloro che probabilmente non seguiranno alla lettera i suoi consigli, perché presi nel torpore del periodo natalizio, ecco, post vacanze per recuperare poi tutti questi eccessi, che consiglio dà? Post vacanze, sempre non fare diete estremamente rigide, ristrette, non saltare i pasti, sempre consumare i 5 pasti, magari alleggerire appunto il pranzo e la cena, puntando più sui secondi piatti magri, quindi come dicevo prima, carne, pesce, ogni tanto affettato o anche delle uova, accompagnato sempre da una piccola porzione di pane oppure da un minestrone di verdure, cereali e legumi. E molto importante è anche la colazione, può esserci uno yogurt con fiocchi d'avena o frutta oppure semplicemente del latte con due o Chiaro. tre fette biscottate. Senta, e per coloro invece, perché non tutti i casi sono uguali, però mettiamo coloro che hanno invece uno stile di vita un po' diverso, nel senso che non rispettano gli orari giusti per il pranzo, la cena e via dicendo. Ecco, che consiglio può dare? Perché magari qualcuno, so, pranza alle 12, chi pranza magari alle 2, pranzo veloce, sta in ufficio, la sera addirittura mangi alle 10, 11 di sera. Ecco, che consiglio dà? O addirittura salti anche la colazione, nel senso che vai direttamente al pranzo. Allora, saltare la colazione non sarebbe una cosa da fare, e bisogna sempre ritagliarsi il tempo per fare una colazione. Se sei di corsa, magari portarsi anche appresso un pacchetto di crackers, uno yogurt da bere e magari un frutto, e già lì in macchina, magari o prima di entrare in ufficio, si può fare una colazione equilibrata. L'importante è non far passare più di 4-5 ore tra un pasto e l'altro, quindi magari fare degli spuntini che sono un po' più energici, però sempre sani, come ad esempio frutta secca oleosa, quindi noci e mandorle con un frutto, oppure uno yogurt con un po' di cereali semplici, oppure anche del pane con un po' di crema di mandorle al Chiaro. 100%. Insomma, mangiare regolare ma possibilmente con costanza, no? Sì. Nel senso che anche coloro sono presi, come si dice, nel lavoro, nello stress, nella quotidianità e non riescono, come si dice, a rispettare, no? L'orario stabilito, però insomma, avete sentito la nostra Martina Castaldo vi ha dato insomma, quei suggerimenti particolari per poter rimettersi in carreggiata, e ve lo dico io, insomma, che sono uno di quelli che ascolta, però poi ho il brutto vizio di non mettere in Deve pratica, mettere in perché pratica. lei ha ragione, in effetti io mi accorgo tante volte, se esageri soprattutto il fine settimana, no? Perché parliamo del quotidiano, magari durante la settimana sei a Udine, sei preso nel lavoro, la sera ti trovi magari con gli amici, proprio un bicchiere veloce, arrivederci, poi l'indomani mattina riparti. Però quando sei effettivamente a casa, quando sei in giorni di riposo, purtroppo fai un giro alternativo nel territorio e ci scappa quel bicchiere di troppo che alla fine si sente, ma non solo il bicchiere, ci scappa anche il pranzo un po' esagerato, no? Sì, io dico sempre che è importante sapersi un pochino organizzare, nel senso che se si ha difficoltà a pranzare, bisogna fare un pranzo veloce, magari prepararselo la sera prima e portarselo al lavoro, e comunque cercare di non fare lunghi digiuni, soprattutto nell'ora di pranzo, che si riesca poi la sera, nel momento in cui ci rilassiamo, di mangiare un Chiaro. pochino quello che troviamo. Sì, chiaramente adesso Martina Castaldo sbiancherà. Io arrivo a casa magari la sera, vedo, non so, un bel piatto di una bella bistecca piuttosto che un bel pollo di casa, e dall'altra parte magari c'è l'idricol poc. L'orario magari può essere mezzanotte e mezza, non è proprio il massimo della vita, no? Questa cosa, Sì, no? bisognerebbe organizzarsi per non Con un arrivare a leggero mangiare. sottogola, proprio scaldato e messo sopra. Sì, bisognerebbe. Io dico sempre, soprattutto nei periodi in cui si è tanto stressati e ci sono tante tentazioni, cercare appunto di evitare di esporre queste tentazioni. Se si è soliti mettere in un tavolo un cesto di cioccolatini semplicemente per gli ospiti, se sappiamo che siamo abbastanza stressati e quindi facile tentazione, magari li mettiamo in un armadio e li tiriamo fuori quando Certo. effettivamente ci sono gli Ecco, sulla ospiti. cioccolata dico la verità, io non sono molto portato per i dolci, sono più per il salato. Volevo dire, ecco, portato la cioccolata.
non la mangio proprio perché mi irrita le gengive. E questo proprio da anni ormai la cioccolata l'ho un po' evitata, come si dice, anche se magari qualche volta un pezzettino non sarebbe poi così Beh, la sbagliato. cioccolata si può essere utilizzata come uno spuntino, magari la cioccolata fondente che è un pochino meno ricca di grassi, può essere utilizzata ogni tanto anche come spuntino Chiaro. pomeridiano. Bene, io ringrazio Martina Castaldo che gentilmente è venuta nei nostri studi per così darvi dei suggerimenti, per quanto non è che qui è un vademecum, cioè giustamente Martina Castaldo fa la dietista e vi dà un'idea e dà un incipit per così curarsi e capire un attimo anche noi stessi, perché magari noi siamo i primi a fare, ah guarda quello, ah guarda, poi non ci guardiamo noi stessi, che poi siamo quelli che facciamo il contrario di quello che dovremmo fare, insomma. E questi appuntamenti servono a questo, perché sicuramente quando scatterà ufficialmente il Natale, abbiamo detto siamo già nelle feste natalizie perché 8 dicembre, 6 gennaio, però quando sarà proprio il momento clou dove Dio Bacco in un certo senso arriverà, no? Invece arriva Gesù Bambino, arriva il Dio Bacco che ci fa fare i fenomeni, no? Poi magari il giorno dopo un po' di acidità, io non vado mai dal dottore, le dico la verità, sono un po'. Non ho molta. Non simpatia, ma non ho, perché intanto se so che ho esagerato, che vado dal medico a dirgli, insomma, mi fa male un po' il fegato, probabilmente. Se bevevi un taglio di meno era meglio, no? O una birra e via dicendo. Però siamo così, no? Poi ci lamentiamo, ah, se sapevo, ah, se con stavo sentendo. Insomma, questi sono gli appuntamenti che servono. Grazie ancora, L'importante, se prego. posso dire l'ultima cosa, l'importante è che diciamo, non porsi troppe limitazioni durante il pasto di Natale, magari fare dei piccoli assaggi, anche provare qualcosa di nuovo, senza esagerare e avere quindi un senso di pienezza, nel momento in cui ci si sente sazi, smettere di mangiare, però non farsi delle limitazioni sulle scelte alimentari perché non si creino poi sensi di Chiaro, colpa. chiaro. L'importante è comunque poi riprendere una corretta alimentazione nei giorni seguenti, ecco. Bene, ringrazio ancora Martina Castaldo, Grazie. noi ci vedremo con lei, auguri Grazie di buon altrettanto. Natale, buona fine, buon principio, come si dice in questi casi, ci vedremo con lei nel 2019 per portare avanti questo progetto post, chiaramente, post Bagordi, per continuare, no, a fare, come si dice, informazione, ma mente locale, allenamento della mente locale. Grazie a voi gentili amici e amiche per la visione e l'ascolto, non resta che salutarvi e darvi appuntamento come sempre alla prossima e allora, come si dice, dal cuore pulsante della friulanità, mandi e alla prossima.